azienda che conoscete benissimo, Silvia Fashions. Ciao a tutti! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con gli Street Gorilla. Ciao. Che mi faranno fare un circuito dedicato alle donne. Che faremo qua la gara il 3 febbraio in questa palestra. E l'obiettivo è quello di farlo nel minor tempo possibile. Quindi qual è il mio massimo? Tempo limite 10 minuti. Un giro? Un giro. Ah. Lo fai proprio easy, dai. Adesso vi facciamo vedere e poi facciamo la challenge. Ok. Ma per la donna ci sono base. No, c'è anche intermedio. Però ci sono quattro pull-up. Quindi. Quello non è intermedio, quindi pull-up. No, cioè, no, è intermedio, avanzato è un pull-up. Però vabbè, diciamo che. Uffa. Allora. Ma diciamo che in Italia il muscle up donna è su, c'è la ce l'ha, Sara, la mia coach. Sì, ce l'ha. Però loro fanno keeping, eh? No, no, anche street. No, è fuori, la voce è bestia. Partiamo subito con gli esercizi, ovviamente li farò solo io perché lui è in... Non posso farlo un po'. Ho uno sbaglio di squat, cosa fanno? Allora, il primo esercizio è Australian pull-up. Australian pull-up, blocco articolare con le braccia completamente distese, vado su e scendo. Raccomando, addome contratto, quindi glutei contratti e bello dritto. Non robe molli. Non così e non così. Posso provare? Cioè, prova, sì. Squat. Basics. Partenza, gambe tese, vado giù, devo... la gamba deve arrivare a 90 gradi, quindi così non è valido e così è inutile in realtà. 90 il ginocchio non deve superare il punto dei piedi, per farlo in modo corretto. Abbiamo 8 push-up, anche in questo caso push-up. Partenza, braccia tese, così. Vado giù e torno su, sempre completando. Sempre tenendo le braccia tese. Se faccio così, questo non è valido. Oppure facendo troppo poco, devo superare i 90 gradi in questo caso e andare su. Supero i 90 gradi e vado su. Non bisogna inarcare la schiena, bisogna stare belli tesi, quindi addome contratto, anche in questo caso. 8 sono 8. Questo comincia a essere impegnativo, quindi questo... Perfetto. Ma non per lei però. Sì, però basta, poi me li tengo per dopo. E jump box, l'altezza è questa, è la più bassa che abbiamo, sono 20-10, quindi vabbè, poi i calcoli fate voi a casa. Google. Adesso. E niente, devo saltare, così arrivare in mezzo, stendere completamente le gambe e scendere. Devo arrivare in mezzo, non devo fare questo. Ok, devo andare su, in mezzo, stendere completamente le gambe e andare giù. Cioè, non fai questo, riposi, poi penso sì, ma proprio così. Ma riposi su. È come se tu invece di partire dal basso parti dall'alto, quindi riposi qui. Parti da su. Fermo, ok. Dai. Vai, scendi e sali. Più veloce. E ora veniamo al burpees, quindi partenza gambe tese, vado giù, stendo, sia braccia che gambe, radicchio, salto, torno giù, stendo, radicchio, salto. Ma dicono che non è un burpees, è vero, diciamo che è un burpees semplificato. Ma perché non abbiamo fatto così in gara? Perché abbiamo fatto già fare il push-up prima, se facevamo fare il push-up anche questo, le donne morivano. Diventa un po' pesante. Complicato. Voglio vedervi anche a voi. Fallo Claudio, adesso fallo tu. Tra l'altro, un braccio se voleva, mi sfidare. Allora, questo circuito, se fatto una volta, ok, è la challenge. Ma se riposate 3 minuti
E lo fate per? Farlo 4 volte sarà un ottimo workout. Esatto. È anche tosto, tosto, perché comunque cardio, forza, coordinazione. Breve e intenso, che alla fine. Più o meno se lo fate 3-4 volte dura mezz'oretta. Sì, dai. Sì, anche meno, perché... 20 minuti. Sì, diciamo che se fate chiudete il circuito magari 5 minuti. Perché poi magari la prima volta lo chiudete veloce, perché esatto. Piano che siete stanche. No, ma è tosto, cioè i push-up a me seccano, quindi farne 12. Allora sono parecchi. Per quello che non conosco, comunque, non per mettere pressione alla nostra Silvia, ma è arrivato il momento di fare la challenge. Quindi adesso qua comincia a essere un po' impegnativa la cosa. Vabbè, sei pronta? Cosa vuoi dire che hai fatto? Sono pronta psicologicamente, fisicamente lo vedremo. No, beh, dai, puoi farcela, puoi farcela. Sì, l'abbiamo visto, dai, che è gamba. È allenata. E niente, ragazzi, andiamo inizio. Alla gara! Se farete più giri il workout sarà intenso. Poi lei è stata veramente molto brava perché non ha spezzato le ripetizioni di push up. Ovviamente potete anche spezzare perché 8 push up di fila sono tutto un brutto un po', non è facile. Detto questo ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto cliccate sul tasto like, condividete il video, iscrivetevi al canale e qualunque informazione la troverete nell'info box. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Dai.